E a Milano la segretaria del Partito Democratico Schlein parla di clima di repressione citando Mattarella che ha detto con i ragazzi manganelli esprimono un fallimento. Servizio di Maria Itri. Dalle cariche contro gli studenti a Pisa, la spesa sanitaria da Milano, la segretaria nazionale del PD Schlein attacca il governo su tutti i fronti. Le parole di Mattarella hanno già detto tutto quello che c'era da dire, afferma. La premier Meloni e il ministro Piantedosi chiede si esprimano sul clima di repressione. Ho l'impressione, dice, che chi è al governo strumentalizzi le situazioni per aumentare un clima di tensione politica. Sul palco della conferenza del PD regionale dedicata alla salute, Schlein si scaglia contro quella che definisce una privatizzazione strisciante del sistema sanitario. Poi annuncia lunedì presenteremo una proposta di legge. Per assicurare che almeno il 7,5% del PIL sia destinato alla spesa sanitaria. Sbloccare il tetto alle assunzioni e per affrontare con un piano di assunzioni straordinario il dramma delle liste d'attesa. Rosi Bindi, che ha guidato il Ministero della Sanità dal 96 al 2000, invita a difendere la sanità pubblica che oggi, dice, sta subendo nell'indifferenza una vera e propria mutazione genetica. Siamo ancora in tempo, aggiunge, per non lombardizzare l'Italia. Ieri anche il PD regionale aveva lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare per eliminare l'equivalenza tra pubblico e privato. La raccolta firme partirà nelle prossime settimane. Giornata di